terzo World Cup, Castel di Sangro, ci siamo, finalmente siamo arrivati alla giornata conclusiva, inizio io, grande il complimento che vi faccio, perché da un anno all'altro, ragazzi, veramente la differenza si vede, e quando si vede in così poco tempo c'è da fare i complimenti. Allora iniziamo, Vincenzo, allora? Ma mi fa piacere, mi fanno piacere le tue parole, ma il nostro obiettivo sin da subito era questo, crescere piano piano per capire dove poter lavorare durante l'anno. Quindi forse le cose sono andate bene proprio perché non abbiamo avuto a affrettare i tempi. Stiamo facendo proprio questo, capire anche le squadre che abbiamo di fronte, i dirigenti, perché come abbiamo detto alla cerimonia di apertura vogliamo caratterizzare un torneo, ce ne sono tanti anche di belli, anche di più importanti. Noi vogliamo caratterizzare un torneo all'insegna del massimo divertimento e della massima sportività. E quindi inevitabile che a costo di perdere anche altre qualche squadra, noi dobbiamo fare, ci siamo messi con acquisti un obiettivo, in qualità. Acquisti in qualità, anche fra qualche anno, tra qualche perdita e qualche acquisto, noi fra 5 anni dobbiamo arrivare ad un buon punto, ma di qualità soprattutto. Ma di qualità io non intendo una qualità tecnica, ripeto, una qualità dei partecipanti, che siano ragazzi, che siano adulti, questo non importa. Ci siamo prefissi questo sin da subito per non essere come gli altri. Come gli altri, ognuno c'ha la sua direttiva, chi pensa al numero, chi pensa a un certo tipo di discorso, a mettere squadre professionisti, e noi vogliamo caratterizzare un certo discorso. Ci fa piacere anche che altri contesti ci abbiano chiesto di fare i tornei, ma siamo andati anche a vedere delle logistiche e quest'anno non abbiamo trovato quella situazione che trovavamo noi. Tu lo sai anche che c'è stato il discorso su Costa Crociere per organizzare, sì, qualcosa, ma noi adesso che abbiamo raggiunto un buon livello in questo torneo vogliamo fare cose mirate, esatto. Allora, questo è importante, andiamo con Luigi, facciamo due battute un po' così. Allora Luigi, dalla tua parte ho visto comunque, perché tu sei coinvolto sia con l'organizzazione ma anche con un grande gruppo di persone, no? Che con la Boys Napoli, ogni volta che questa la cosa particolare, l'organizzazione poi ci racconti, ma io la cosa che noto è l'amore che hanno per te i ragazzi della tua società, cioè questo si nota a 300.000 km di distanza, perché? Perché questo praticamente sto raccogliendo i frutti di quello che ho seminato 8 anni fa con la mia scuola calcio. Da 8 anni c'ho la scuola calcio a Napoli, però da 3 anni sto collaborando insieme a Enzo organizzando questa magnifica manifestazione che la facciamo sempre a Castel di Sangro, in questo luogo fantastico. E le parole che mi dici mi inorgogliscono e spero che ogni anno possa portare sempre più persone a questo magnifico torneo. Te lo dico perché lo vedo, abbiamo delle immagini che poi ti farò vedere dall'alto, che la squadra finisce la partita, la prima cosa che fa non cerca il mister, va a cercare Luigi, perché comunque è un segnale, no? E quindi quello che voi state facendo insieme a Vincenzo è proprio questo, costruire su certi tipi di esempio. Quello che avete detto prima in mezzo al campo, sospendiamo la partita se non la smettete voi genitori, deve far pensare a qual è la vostra strada. Sì, infatti abbiamo comunicato ai microfoni più di una volta e noi vogliamo sempre la massima educazione sia da parte dei mister che gestiscono i bambini, la massima educazione pure ai genitori. Qualche volta ci riusciamo, qualche volta non ci riusciamo, però l'importante è che ci riusciamo la maggior parte. Dobbiamo fare sistema e prendere, come dice giustamente Vincenzo, solo quelli che la pensano come noi, perché gli altri si facessero le loro strade, noi dobbiamo prendere. Questo mi collego con te sul discorso di ieri, no? Professional Test, quella realtà che è venuta qui, che si è messa a disposizione e vi farà delle grandi proposte di loro idee su osteopati, nutrizionisti, fare proprio dei test, delle valutazioni in mezzo al campo che ieri hanno fatto con il GPS, proprio per andare a vedere la qualità nel bambino, nel fisico, e quella è anche una grande cosa per caratterizzarsi, no? Appunto, noi intendiamo la qualità proprio questo, mettere anche la tecnologia e la scienza al servizio di chi volesse farne uso, e abbiamo proprio avuto questi professionisti che ringraziamo, che hanno monitorato a campione dei bambini ragazzi, in numero di 2 per squadra, dove hanno visto dei parametri come il test a riposo, test sotto sforzo, frequenza cardiaca, monitoraggio con GPS e tutto il resto, e poi la tecnologia è stata estesa anche alla presenza delle telecamere e della radio per tutto il torneo, con interviste dentro e fuori dal campo per far sentire tutti i ragazzi ad alto livello, perché tutti guardiamo delle televisioni, abbiamo dei simboli da imitare, e quindi anche come giocatori fare delle interviste a fine partita nella zona mista, ma soprattutto abbiamo aumentato la professionalità, abbiamo messo un pool di tecnici, di arbitri anche nazionali coordinati da Enzo Aprea,
e che quindi dopo ogni partita c'erano la raccolta dei risultati, i referti e le designazioni arbitrali, che nei tornei sono rare. Abbiamo fatto una conferenza stampa riservata solo agli addetti ai lavori, dove abbiamo spiegato tutto la situazione regolamentare e logistica del torneo. E quindi hai fatto anche un'altra cosa che ti dico per ricollegarmi importante. Questo che noi stiamo girando, io credo che, questo te lo dico perché poi te lo puoi tranquillamente andare a raccontare, è girato in 4K come la finale di Champions League. Esatto. Noi stiamo girando in 4K, che l'esempio è quello che ha fatto Mediaset, grazie a Ivan Cortellessa e a tutto il gruppo di Avanguardia Visionaria. Praticamente loro girano come ha fatto la Mediaset per la finale di Champions League. Cioè, sì. E poi le premiazioni saranno riprese anche dai droni. Quindi tutte queste cose ai partecipanti, ai nostri ragazzi, perché queste sono esperienze che io sentivo in albergo, rimettevano l'inno nazionale della cerimonia di apertura, se lo riguardavano. Ecco, sono esperienze che magari si porteranno per tanto tempo dietro, e questa è la nostra missione. La nostra missione è proprio questa, far divertire i ragazzi. Ecco perché prima ci hai sentito, non era successo niente di particolare, ma a noi anche una parola fuori posto è sbagliata, perché non dobbiamo pretendere dai nostri figli quello che non facciamo noi, quello che noi non siamo di esempio. Ecco, questa è, a costo di perdere qualche squadra, noi ma ne acquisti altre. Speriamo che sia così. Assolutamente. È un lavoro più lungo. Chiudo con Luigi perché ho una cosa da legare con te. Prima facevamo un'intervista con Pasquale Foggia, anche con te, ma con te dicevo questo, no? Pasquale Foggia ieri sera con mio figlio diceva, no, perché Pasquale Foggia ha smesso a 31 anni, la cosa che hanno dato il mio ragazzo. Ma gli ho detto, lui ha smesso perché? Io hanno risposto perché non avevo più stimoli. Non avevo più stimoli a 31 anni e non volevo prendere in giro chi era di là. E gli ho detto, ti fa onore però, e questo lo collego a te, perché avete messo la faccia al servizio dei vostri giovani, perché anche tu nel tuo gruppo hai i tuoi figli. Quindi questo ruolo fondamentale che voi avete di stare sui ragazzi per fargli fare quello che vi stavo dicendo, lo riporta anche un campione che lascia stare perché non ha più stimoli, ma ha gli stimoli per lavorare sui bambini. Sì, infatti. Lui ha lasciato, secondo me, da grande Pasquale Foggia, meglio che ha lasciato dalla Serie A, e non è andato nelle categorie piccole, perché poi immagino di un grande campione come lui, che è stato internazionale, è meglio che lasciano così grande campione, che non vanno nelle categorie sì, più piccole, solo per raccimolare vanno nelle categorie piccole. Invece Pasquale su questo non ha avuto problemi, ha lasciato alla grande dalla Serie A. E lui di sì. Vorrei che mi lasci solo due minuti per i ringraziamenti finali. Io voglio ringraziare non solo Enzo, che è stato siamo stati tutti e due la spalla destra e la spalla sinistra. Io voglio ringraziare coloro che hanno lavorato dietro le quinte, coloro che non sono i protagonisti, praticamente ai ragazzi che hanno fatto non solo gli alberi, ci hanno dato una mano a trasportare il tutto, il materiale, il materiale, le coppe e il tutto. E voglio ringraziare al Marcello, Franco, Marcello e Franco, che praticamente hanno la gestione di questo magnifico gioiellino, perché questo qua è un gioiellino, non è un campo. Sono instancabili. Instancabili, sì, perché lo fanno con amore e con passione. E poi voglio ringraziare tutti gli alberi che hanno arbitrato questo bellissimo torneo. Ringraziamo il giudice sportivo Aprea, che ci ha fatto dei referti e ci ha fatto le designazioni arbitrali. E infine devo dare e stringere ancora una mano, dopo 3 anni, il mio amico grande Enzo Di Carlo. È chiaro. E io naturalmente faccio così con te, perché io, come tu saprai, anche in Abruzzo, a Lanciano, dove vivo, abbiamo la gestione di una palestra, di un centro sportivo. Mi è sempre piaciuto organizzare camp e tornei, e devo dire che nella mia zona ho sempre fatto fatica a trovare dei collaboratori dove non ci fosse bisogno di parlare per capire certe cose. Magari una volta sono in difficoltà io con una certa situazione, lui ha la situazione giusta e funzionale, certo, con quello mio, un'altra volta sta in difficoltà lui, e ecco, così si cresce. Quindi insieme si fanno delle cose. Esatto. Io dico, il talento purtroppo certe volte è in casa, vabbè, e certe volte va trovato fuori. È chiaro, magari io non sono funzionale con un'altra persona, e magari lui è meno funzionale con un'altra persona. Certo. Noi insieme siamo forze funzionali. E la cosa che dico io, e questo è l'impegno che io nel ringraziarvi, diciamo tra virgolette, mi prendo, perché dobbiamo farlo, uno, andare tutti insieme a farci una bella crociera, perché tramite amicizia siamo riusciti a salire lì su, siamo stati bene, ma dobbiamo adesso fare qualcosa insieme.
e poi l'anno prossimo dobbiamo trovare il modo, quest'anno ci ho provato in due o tre realtà che tu sai, di portare altre squadre da Roma, perché non è possibile che guardino solo il prezzo. Io mi sto battendo per andare a lavorare su sto cavolo di prezzo, ma ieri proprio con Akis della Professional Test dicevamo: ma è possibile che noi non possiamo con 20 euro in più far capire ai genitori che hanno un servizio da 200 euro? Ma non è solo per i soldi in più, è perché se magari un bambino, un ragazzo ha un problema e tu lo scopri prima, gli puoi salvare una carriera. È possibile che tutto... Volevo aggiungere, giustamente il prezzo è vincolato anche alla qualità, ma non perché noi vogliamo dire qualità, ma noi abbiamo messo anche delle terne nelle categorie ad 11, noi abbiamo... l'acqua park. Certo, la convenzione con l'acqua park, come anche con altre strutture come il rafting, la sci d'acqua e lo zebra park. La festa di ieri sera. Abbiamo organizzato una festa per tutti, un gran galà della World Cup. Ma soprattutto abbiamo anche delle persone che noi praticamente effettivamente eravamo uno staff di 15 persone. È naturale che queste persone hanno anche un costo. Però certo, ci abbiamo messo un designatore, che potrebbe sembrare una cosa utopica, no? Dici ma va bene, al torneo hai messo quello. Però purtroppo noi stiamo crescendo anche perché abbiamo deciso di mettere questi altri tipi di situazione che possono differenziarsi, no, non dico che sia meglio o peggio, differenziarsi. E comunque abbiamo raggiunto anche dei livelli di prezzo anche abbordabili. Sì, ma sì, dai. Quindi allora, per chiudere, grazie Luigi. Grazie a te. Grazie Vincenzo. Grazie a te. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato. E Luigi ci saluta con... Ti voglio salutare e voglio dare appuntamento a tutti a domani allo Stadio San Paolo per il Stadium Kids Beccalossi, che siamo praticamente organizzatori anche insieme a lui. Più di 1200 bambini, cioè, che giocano domani e dopodomani allo Stadio San Paolo di Napoli. Noi se riusciamo veniamo martedì, guarda, te lo dico in esclusiva, proprio vengo fino a Napoli perché mai colpito con questa cosa. Voglio ricordare che tutti questi bambini giocheranno, come ti ho detto, allo Stadio San Paolo, nello stadio dove ha giocato il più grande giocatore di tutti i tempi mondiali, il signor Diego Armando Maradona. E noi dobbiamo cercare di riandare su quelle figure da Maradona, al Baggio, agli Zola, ok? Grazie Vincenzo e grazie Luigi. Grazie. Ciao.